Benvenuta alla diretta di Briglio Libreria. Questa sera siamo con Jessica di Pasquale e siamo felicissime di essere qui con lei per presentare il suo libro. Ricomincio da qui. E adesso le faremo un po' di domande, andremo a presentare il libro e a parlare insieme del libro, ma prima volevo lasciare la parola al Centro Donne contro la Violenza di Aosta per fare una breve introduzione, visto gli argomenti che andremo ad affrontare. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Vi rubo giusto due minuti per dirvi per quale motivo abbiamo deciso di fare questo progetto insieme a Jessica, perché come leggerete nel libro è il Centro Donne contro la Violenza di Aosta che ha pubblicato il libro di Jessica di Pasquale. Noi, oltre all'attività di accompagnamento delle donne, facciamo tanta attività di sensibilizzazione e quindi facciamo anche tanta sensibilizzazione nelle scuole. E quando, grazie all'indicazione, all'input della professoressa Porcellati e delle sollecitazioni avute da Stefania Corsi, nostra operatrice dell'accoglienza e vicepresidente, abbiamo proprio creato questo progetto e quindi il libro di Jessica rientra in un progetto che si chiama Parliamone prima che sia troppo tardi. L'abbiamo portato all'interno delle scuole, c'è stata questa testimonianza di Jessica all'interno delle scuole, sicuramente in un progetto supportato e accompagnato però dalla competenza, voglio dire, di tutte coloro che comunque, come siamo noi operatrici e psicologhe del centro, che conoscono il fenomeno della violenza, perché è necessario avere proprio una condivisione tra testimonianza e competenza proprio per cercare di dare delle informazioni comunque corrette, soprattutto ad un pubblico che poi sono i ragazzi. Quindi abbiamo fatto tre presentazioni all'interno di tre scuole diverse, due scuole medie e una scuola superiore. I riscontri sono stati molto positivi. Abbiamo fatto un'altra presentazione con la moderazione di Cinzia Pennati in occasione del 25 di novembre. Ora io mi taccio e vi lascio comunque la parola e grazie ancora a Jessica per questa cosa. Allora, vi presento un attimino Jessica, questa ragazza fantastica che ho al mio fianco. Allora, Jessica, classe 1999, giovanissima, lavora in una comunità per minori e sta studiando per diplomarsi in ambito sociale, quindi iperattiva, fa tantissime cose e in questo libro racconta la sua fuga dalle violenze domestiche e lo fa con l'obiettivo di aiutare chi si trova in situazioni simili alle sue e di aiutarle a trovare del conforto. E quindi parto con la prima domanda. Ma come hai trovato, quando hai deciso di scrivere il libro e come hai trovato la forza di mettere la tua vita e di passarla attraverso la scrittura? Perché non deve essere stato facile aprirti. Certo. Allora, l'idea è partita verso febbraio, dove ho iniziato a pensare appunto di scrivere un libro che riguardava appunto quello che ho vissuto io da piccola, ma anche quello che vivo io tutt'oggi. E diciamo che sono riuscita a fare questo grazie a un percorso che ho fatto sia psicologico che attraverso altre tecniche, che mi ha portato un po' ad avere consapevolezza di tutto quello che era successo e di metabolizzare soprattutto i fatti. E quindi questo poi mi ha un po' portata a decidere di mettere a disposizione la mia storia per tutte quelle persone che magari si trovano nella stessa mia situazione o vivono delle situazioni in cui mi sono trovata io, per esempio, quando ero più piccolina, per far arrivare il messaggio che comunque, nonostante tutto, si può sempre riuscire a trovare un'altra via per cambiare un po' le carte in tavola, ecco. Qual è stato il momento per te più difficile da raccontare? Il momento più difficile è stato quello sugli attacchi d'ansia, in realtà, perché l'esperienza che ho vissuto da piccola, quindi col papà maltrattante a casa, è stato metabolizzato e lasciato da parte. Invece
invece gli attacchi di panico mi hanno comunque accompagnata per diverso tempo, quindi è stato quello più difficile da esternare e anche molto difficile da raccontare, perché poi magari nella testa viviamo delle cose che raccontarle di fuori sembrano irreali, ma in realtà ci sono, quindi è stato un po' quella più la difficoltà su questo racconto qui, ecco. Sì, perché poi non è appunto l'ansia, penso che sia una delle cose più difficili da descrivere nella scrittura in generale. Anche però poi è diversa per tutti, quindi io porto quella che è per me, però poi per tutte le altre persone è differente, quindi è stato difficile, cioè spero anche di essere riuscita in questo, però è stato quello più difficile in effetti. Di questo libro mi hanno colpito tre tematiche che secondo me sono centrali nel tuo racconto. Sono la forza, la tenacia, che non è mai mollato, e anche la solitudine. Solitudine subito quando ne parliamo diventa subito negativa, nell'arco della vita assume tante di quelle sfumature incredibili da poter descrivere anche questa tematica. Mi chiedo, qual è stato il punto di svolta per affrontare la parte negativa della solitudine per te? È stato quando mi sono resa conto di avere un problema da aggiustare, quindi da affrontare e da metabolizzare. Dopo che ho avuto questo tac alla mia testa, è andato tutto più o meno in discesa, diciamo. Sotto alcuni punti di vista è andato in discesa, perché per me era risolvere un qualcosa di importante e comunque che mi aveva fatto star male per tanti anni. Però io credo che il momento giusto per risolvere le cose sia proprio il momento in cui tu ti rendi conto veramente che c'è qualcosa che non va, perché spesso si tende a nascondere per non tirare ancora di nuovo fuori tutta una serie di cose, invece secondo me farlo è già il primo passo per poi risolvere quello che ci fa star male, quello che ci blocca, ecco. Sì, perché alcune volte poi non vogliamo neanche vedere certe cose, però ritornano. Certo, vuoi non vuoi ritornano nella vita quotidiana, quindi è giusto. Sì, anche tutti nel nostro piccolo, alla fine, quando abbiamo delle problematiche, a me capita, ho avuto anche io dei periodi di ansia e spesso non identifichiamo subito il problema, sappiamo che qualcosa che non va, ma finché non capisci che c'è qualcosa, certo, e non chiedi aiuto per uscire, non esci, ecco. Certo, io per esempio dicevo, vabbè, ci dormo su, domani sto bene, e che era il classico modo per nascondere questo lato qui, ecco. Io vado con la Nutella. Fai bene. Mangio un po' e la risolvo. E voilà. Mi attaccherò il gelato. Adesso che comunque hai fatto un percorso, hai chiesto aiuto, hai passato tutto del tempo a metabolizzare, a lavorare su quello che ti riguarda, mi chiedo se il tuo punto di vista su certe cose sia cambiato. Sì, sicuramente sì. Per esempio la storia di mio padre di quando appunto ero piccola, metabolizzando e cercando di vedere la realtà dei fatti, la vedo più, come posso spiegare, vedo più questa cosa dall'esterno piuttosto che dall'interno, come se fosse un qualcosa che mi riguarda in prima persona. Cioè, in realtà mi riguarda in prima persona, però vedere il problema dall'esterno a volte proprio aiuta a rimanere realistici in realtà. A non... cioè, per esempio, se prima raccontavo di questa cosa e piangevo, adesso non mi capita più e non mi viene neanche il pensiero di starci male. E questi per me sono segnali del fatto che è una cosa che ho metabolizzato e ho messo da parte, che comunque esiste perché fa parte di quello che è, che è la mia vita, il mio passato, però comunque rimane accantonato da qualche parte. Ecco. Ti chiedo una cosa un po' difficile. Ok. Immagina di avere, o lì tra il pubblico che ci sta ascoltando, oppure al di là della telecamera, qualcuno che può star vivendo un'esperienza similare alla tua. Cosa diresti loro? Allora, direi di innanzitutto guardarsi dentro, anche se a volte può essere spiacevole, può far male, può comunque essere difficile, è il passo più importante per riuscire a capire bene quello che ti sta succedendo, e poi di farsi aiutare, nel senso che spesso e volentieri il fatto di farsi aiutare
visto un po' come una cosa di mi vergogno, non so, poi la gente cosa pensa, tutto questo genere di pensieri. E invece io sottolineo il fatto che è giusto farsi aiutare e che non bisogna vergognarsi assolutamente perché può capitare a tutti di trovarsi in una situazione in cui da soli non riusciamo e di avere la forza di farlo perché poi quando è stato fatto diventa tutta un'altra vita, ecco. Infatti due domande personali. Ok. Allora, una mi viene anch'io. Se tu avessi una frase, una sola frase da poter dire alla te di qualche anno fa, facessi un viaggio nel tempo, cosa le diresti? Io per esempio direi non è così importante la mia frase alla me stessa di qualche anno fa. A te cosa Io mi verrebbe in mente? direi che non c'è niente che non possa cambiare. Bella questa, molto bella. E l'altra domanda personale è questa, cos'è la felicità per te? Per me la felicità è innanzitutto stare bene con se stessi, perché finché non stai bene con te stesso in realtà è difficile che poi tu riesca a far stare bene anche chi ti sta intorno. Sentirti da solo con te stesso e dirti che non ti manca niente in realtà. Poi tutto quello che viene dopo, ben venga, mette ancora più felicità e tutto quanto. Però la prima cosa, secondo me, è proprio sto da sola, ok, con da sola con me stessa sto bene. Questo per me essere felici. È anche bello che poi tu comunque con ciò che hai affrontato fai un lavoro dove vai molto ad aiutare anche gli altri e vuoi Sì. continuare su quella strada lì, giusto? Sì. Non è facile, perché poi mi hai raccontato che tu praticamente lavori e poi vai a Sì, studiare ogni giorno. praticamente sì. Finisco alle 5 e poi vado a scuola Ci verso le vuole. 6, 6 meno 10 sono a scuola, ecco. E anche questo lo userei come esempio, quando vuoi qualcosa ci puoi arrivare, Certo, no? Se ti assolutamente. impegni e ci credi, tu sei È lì un ma sei anno da un anno. sicuramente duro, però si fa, se si vuole arrivare agli obiettivi e ai risultati bisogna anche, se no, Sacrificarsi è alla fine, no? certo. Una volta che ti sei sacrificato, va tutto in discesa, credo. Spero. Sì, Dal assolutamente sì. prossimo anno, speriamo. Sì, un po' più tardi, da quello che ho notato, un po' più tardi di quello che uno si aspetta, però poi Però sì, te pian la cogli. piano dovrebbe andare in discesa dal prossimo anno un pochino, dai. Di sicuro per un attimo si riprende un po' di pausa, dai. Sì, Meno male. sicuro. Quindi, Sicuramente sì. ok. Adesso vediamo un po' anche dalle idee che mi vengono in testa perché il percorso di studio vorrei rimanere sempre sul sociale, ma sto cercando di capire cosa nello specifico, perché poi Io una volta fatto, oh, ho visto basta. 30 anni quando volevo fare, quindi Ecco. c'era una giornalista famosa, ho visto l'altro giorno, che non mi ricordo come si chiama, ma una giornalista americana famosa che diceva: se non l'hai fatto nei tuoi 20, puoi farlo nei tuoi 30, se non l'hai fatto nei tuoi 30, nei tuoi 40, altrimenti nei tuoi 50, 30, nei tuoi 60. Prima o E poi arriva. c'era una scrittrice famosa che a 80 anni si è messa a dipingere, non prima, 80 anni, 82 è diventata famosissima, quindi la vita alla fine non è una scadenza, insomma. Certo. Ok, l'ultima cosa che volevo chiederti, prima magari di lasciare delle domande al pubblico, è questa, ma in vista di chi andrà ad acquistare il libro, visto che comunque è un libro in cui ti sei aperto molto, in cui sei tu, sei immersa tu qui dentro completamente, no? A volte quando uno scrive un romanzo c'è sempre un po' dello scrittore, però è celato, è nascosto, Certo. hai quasi paura che il lettore lo colga, però ti piace anche l'idea. E invece tu ti sei proprio aperta completamente. Mi chiedo, per chi lo va a comprare, c'è qualcosa che ti vorresti dire come una frase, una parola prima dell'acquisto, prima che si butti a leggerlo mentre magari sdraiato sul divano o perché ne ha bisogno proprio? Ma io direi di come posso dire? No, questo è difficile. Di leggerlo cioè, pensando veramente a quello che scrivo. Nel senso che scritto è una cosa, poi i lettori interpretano Ognuno con la sua esperienza, esatto, giustamente. giustamente. Quindi in realtà non c'è un metodo giusto o sbagliato. L'importante è che riflettano veramente sulle parole che io ho scritto e che possa essere proprio di spunto, anche se magari il lettore ha un amico in cui si trova in una situazione simile o quant'altro, che possa essere di aiuto anche per queste situazioni, ecco.
poi secondo me può essere anche ottimo per chi magari non si trova proprio in una situazione simile, ma soffre di determinati problemi, o comunque sta male per conto suo. A me, secondo me, sarebbe anche adatto magari per chi ha sofferto in una relazione comunque che per cui è nostalgia, per chi non sta bene, può ritrovare un po' la forza di dire va bene, adesso la devo risolvere, devo superare questa cosa. C'è qualcuno che ha delle domande per la nostra Jessica? Non li vedete, ma sono un sacco, ovviamente sono timidi. Voi nei commenti della diretta non la vedo, se ci sono qualche domanda nei commenti tranquilli, potete anche scrivermi, tanto Jessica sono sicura che ha voglia di rispondere dopo. C'è solo Fred che dice libro magnifico, autrice e moderatrici top. Grazie. Senza Fred non ce la farebbe qua da brivio. Perfetto, c'è qualcos'altro che vorresti dire, Jessica? Abbiamo detto tutto. Bene. Siamo state rapide ma intense, molto direi. Sì. Abbiamo detto tante tante cose molto forti. E quindi approfitto per ringraziare Jessica in primis di essere venuta e di averci portato questo libro qui oggi al Centro Donne contro Violenza di Aosta per tutto quello che fa e che continua a fare, e a Brivio Libreria ovviamente per darci occasione di parlare di questi libri. Grazie e buona serata anche a tutti voi che avete seguito.